sicuramente trovi qualcuno. No, è vuoto? Dio! Ecco. Maledetto! Preso, preso! Cazzo! Mi hai preso sullo zaino per caso? Mi hai preso sullo zaino? Allora esco. Figa, oh. Non riesco ad avanzare di qua, cazzo. Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone dal vostro Eric e da tutto lo suo team. Allora, siamo qui per la seconda parte di questo video e come abbiamo visto dal piccolo riassunto, che farà scendere una lacrima di nostalgia a tutti i fan di Dragon Ball per la musichetta, comunque abbiamo il caro Will che è bloccato qui in avanti, sotto a pesante fuoco nemico e effettivamente non riesce a muoversi perché è tenuto d'occhio dagli avversari che sono bloccati all'autobus ed è praticamente da solo. Uno all'autobus e almeno due esterni, però non riesco a vederli, non mi riesco a muovere perché sennò mi prendono e quindi è abbastanza inutile. Dopo l'eliminazione del primo video, io e Joe stiamo rientrando in campo. Stato preso. E mentre Will ci dà un bel ragguaglio sulla situazione, io e Joe, che io appunto sinistra, stiamo rientrando, ci stiamo preparando a cercare di avanzare sull'altro lato. Eccomi che sto toccando la bandiera e da questo momento sono ufficialmente di nuovo in gioco. Qui infatti mi ricongiungerò con Joe e poi ci muoveremo sulla destra del campo, quella che abbiamo visto è un po' meno coperta dal fuoco nemico. Ed ecco che abbiamo capito anche perché Joe era rimasto fuori così a lungo, si era completamente dimenticato che avessimo un rientro. Will nel mentre è sempre sul lato sinistro che sta un po' cercando di resistere e un po' cercando di non farsi beccare ogni volta che mette fuori la testa. Io invece dal mio canto decido di darmi alla macchia e con gli avversari tenuti occupati da Will sul lato sinistro e da Joe che tra poco li terrà occupati sul lato centro-destro, io cerco di aggirare passando dal bosco. Finalmente si sono ricongiunti e tentano un assalto coordinato. E finalmente anche Will trova lo spiraglio per avanzare di qualche metro. Ok, io sono avanzato nel frattempo. Io intanto opto per una tattica molto più cauta e avanzo con calma e furtivamente nel bosco. Decido di prendere tutto il mio tempo per cercare di accerchiare, anche perché so che i nemici sono tenuti occupati dai miei compagni di squadra. E intanto vediamo che Will ormai è arrivato praticamente all'autobus, in qualche modo il nemico deve o aver ripiegato o essersi spostato. Quando si avvicina scopre però che invece il nemico è proprio lì e c'era praticamente in faccia, separati soltanto dal vetro. Raga, sono all'autobus. Presa, 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 presa!
Purtroppo però è avanzato troppo e non appena inizia a ingaggiare la versione dell'autobus iniziano a saltare fuori come funghi anche tutti gli altri nemici, che eliminano sia lui che un altro compagno di squadra che si è spostato in avanti. Io nel mentre, con tutta calma, proseguo la mia gita nei boschi e vado molto lento perché sopra sento rumori di fuoco nemico e, visto che sono in posizione sottoelevata rispetto agli avversari, sto molto ma molto attento a fermarmi ogni volta che sarei per non farmi scoprire e non farmi eliminare. A proposito di rumori sopraelevati, vediamo un po' da cosa erano provocati. Diamo un'occhiata a cosa sta facendo Joe. Sta tentando di avanzare ancora una volta. Purtroppo un avversario compare all'improvviso e, nonostante i riflessi fulminei di Joe, anche il nemico riesce a tirare e i due si eliminano a vicenda. E con anche l'esaurimento della seconda vita, Joe è fuori dai giochi. In gioco, invece, sta per rientrarci Will, che è in procinto di toccare la bandiera. No, la loro devi sbandierarla. Sì. Tu hai ancora una vita? Io intanto mi godo il verde e le piacevolezze di una bella gita fuori porta, immerso nella vegetazione e nella natura. Qui abbiamo l'avanguardia, che è qua, occhio. Ne abbiamo due su questo lato, occhio. Qua. Il nemico decisamente ha approfittato dell'eliminazione, riprendendo un po' di terreno. Occhio, Preso! Il rientro di Will in effetti non è durato molto. Gli avversari qua vicino l'hanno eliminato praticamente subito e, oltre ai due ragazzi che stavo facendo un po' da barriera, praticamente sono rimasto in campo soltanto io che, mi sto terminando la mia gita. C'è anche da dire però che la mia pazienza e il mio giro decisamente largo potrebbe pagare, perché se il nemico è avanzato probabilmente dietro alla bandiera non solo non si aspetteranno di me che ricomparirò tra rovi e sterpaglie, ma si spera la bandiera sarà anche moderatamente sguarnita e poco difesa. Purtroppo scopro che un po' di rovi e sterpaglie sono cresciute nella mia zona di arrampicamento e così sono un po' più impacciato nel procedere e, diciamo, non mi rifaccio anche parecchio le braccia. Ma quel che è importante è che ormai sono arrivato alla base nemica, che penso sia sguarnita, e tra poco farò una bella infiltrazione. Purtroppo, o per fortuna, visto quello che sarà l'adrenalina della sequenza che vedrete di più a poco, non era proprio sguarnita e me la dovrò vedere con parecchi nemici. Il mio obiettivo, ovviamente, non è tanto quello di eliminarli, ma di toccare la bandiera e terminare così il game. Purtroppo di qui a breve un po' di bimbi iniziano a volarmi vicino e io devo prima mettermi al riparo e poi dovrò combattere, oltre che con i nemici che ancora non vedo e devo identificare, ma anche con le munizioni che scarseggiano. Purtroppo gli avversari erano decisamente più arretrati di quanto pensassi e, anche quando salgo, mi trovo veramente completamente circondato.
La mia attenzione la devo dividere costantemente sia tra quelli che si trovano nella zona fronte sia tra quelli che si trovano nella zona retro. So anche che le mie munizioni stanno per finire e così mi preparo già a imbracciare il fucile a pompa. In lontananza sento il fischio di fine partita e questo mi salva perché se date un'occhiata potete vedere veramente la quantità di avversari in mezzo a cui mi trovavo una volta che questi riemergono dai loro ripari. Minchia, quanti cazzo eravate! E con questo io vi saluto e mi raccomando, mettete un bel pollicione in su al video, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei prossimi episodi e mi raccomando veniteci a trovare anche su Facebook e su Instagram. Da Eric è tutto, lo suo team un salutone e ci vediamo alla prossima.